Consigliere, c'è questa querelle che riguarda gli asili comunali. Ad oggi, secondo un calcolo fatto da voi, resterebbero fuori a Pescara 185 bambini. Sì, infatti una vicenda gravissima nella quale abbiamo voluto denunciare come l'amministrazione Masci sia stata completamente assente e superficiale nella gestione di questa che è diventata ormai un'emergenza e che appunto ad oggi, alla soglia del nuovo anno scolastico, lascia a casa 185 bambini pescaresi fuori dagli asili comunali. Questo perché l'ente si nasconde dietro la presunta mancanza di fondi ministeriali per rifinanziare il progetto Il Nido Diritto dei Bambini, vicenda che comunque, ammesso non concesso, il comune conosceva già da mesi. L'unica risposta però è stata quella di contattare all'epoca, già nel mese di maggio, tutti gli asili privati, rinunciando direttamente ai posti riservati normalmente al comune. Quindi si è scelto deliberatamente, insomma, di mollare gli ormeggi e non sedersi al tavolo per risolvere quello che prima era un problema e ora è diventato un'emergenza. E ora le risposte che sono state messe sul tavolo sono assolutamente tardive e insufficienti, perché si parla da una parte di recuperare circa 120.000 euro dai fondi residui per i campi estivi, per rimborsare tra virgolette le famiglie che sono rimaste fuori dalle graduatorie con un voucher una tantum di circa 400 euro, quindi una soluzione anche mortificante che non dà un reale aiuto alle famiglie che magari insomma sono anche in difficoltà visto le contingenze che stiamo vivendo, e dall'altra quella di riattivare l'asilo CP che comunque dovrà essere messo a bando per la sua gestione, quindi con tutto un iter burocratico e amministrativo che, se dovesse arrivare a conclusione senza intoppi, metterebbe a disposizione comunque soltanto 42 posti e comunque non prima di novembre, quindi risposte tardive che non risolvono veramente il problema.